Allora, benvenuti alla sessione di ottobre relativa all'aggiornamento per i responsabili delle risorse umane su quelle che sono le novità in tema di appunto, gestione delle risorse umane, consulenza del lavoro e un po' quelle che saranno le novità sulle buste paga di ottobre. Allora, questo webinar è focalizzato, insomma, il focus di questo webinar sarà sui congedi parentali. Congedi parentali perché, come vedremo, sono stati comunque oggetto di novità dovute al recepimento di una direttiva europea. Allora, innanzitutto i punti che toccheremo oggi sono il congedo alternativo del padre, quello obbligatorio del padre, la maternità flessibile posticipata, il congedo parentale, il congedo straordinario e i permessi della 104, tutto ciò che è stato appunto oggetto un pochino di, appunto, dicevamo, di novità. Allora, innanzitutto la direttiva europea è entrata in vigore, insomma, è stata recepita con decreto entrato in vigore il 13 agosto 2022, ha ampliato le tutele delle figure genitoriali dei caregiver. Quindi, appunto, c'è stato un ampliamento delle tutele e questo si è ovviamente ha comportato delle modifiche in termini di congedi dei genitori e congedi dei caregivers. Allora, partiamo dal congedo alternativo del padre. Allora, facciamo giusto una piccola breve parentesi su quello che è il congedo alternativo del padre, perché lo richiameremo dopo, giusto per evitare confusione. Allora, il congedo alternativo del padre è il congedo che il papà può prendere qualora si verificano eventi quali, ad esempio, la morte o la grave infermità della madre, nonché l'abbandono o l'affidamento esclusivo del padre e del bambino al papà. Quindi i famosi 5 mesi che si può prendere la mamma, qualora appunto succeda uno di questi fatti, può essere sostanzialmente fruito dal papà, quindi 5 mesi pagati sostanzialmente all'80% da parte dell'INPS, eventualmente integrabili dal datore di lavoro. Questa tutela il papà ce l'ha anche se la madre è lavoratrice autonoma e anche se il padre è lavoratore autonomo. Come si fa domanda? Si fa domanda tramite, bisogna presentare ovviamente tutta la documentazione che prova il caso specifico, quindi la grave infermità piuttosto che l'abbandono, piuttosto che l'affido esclusivo, piuttosto che la morte della madre, dovrà essere presentata al datore di lavoro e all'INPS. Per poter fruire di questo congedo di paternità alternativo, che quindi è 5 mesi. Qualora la madre avesse già fruito in parte del congedo obbligatorio, il papà ne fruirà per la parte residuale, vale a dire se, ad esempio, la mamma aveva già fruito di 2 mesi di congedo obbligatorio e poi durante il parto, appunto, c'è stato il decesso della mamma, il papà potrà fruire per i residui 3 mesi del congedo obbligatorio, del congedo alternativo, scusatemi. Invece il congedo obbligatorio del papà, cosa consiste? È una cosa diversa ovviamente rispetto al congedo alternativo. Sono 10 giorni lavorativi che il papà può prendersi nell'arco temporale che va dai 2 mesi a 5 mesi, dai 2 mesi la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Sono 10 giorni retribuiti al 100%, non è frazionabile a ore, ma può essere usato anche in modo non continuativo, quindi ad esempio preso a giorni. È fruibile anche qualora ci sia la morte perinatale del figlio e si applica ovviamente anche nel caso di padre adottivo affidatario e può essere anche fruito durante il congedo obbligatorio della mamma. Ed è in ultimo compatibile col congedo alternativo del papà. Quindi, nel caso che facevamo prima del decesso della mamma durante il parto, il papà potrebbe usare i 3 mesi dopo il parto e in più anche questi ulteriori 10 giorni. Il congedo obbligatorio del papà è raddoppiato a 20 giorni in caso di parto plurimo. Quindi, parto plurimo fossero 2 o 3 gemelli, in ogni caso, sempre 20 giorni sono. Ricordiamo che durante il divieto di licenziamento va a tutelare anche il padre,
e tutela il padre per sostanzialmente un anno, cioè fino all'anno di compimento, cioè fino a quando il bambino compie un anno. Quindi il datore di lavoro, qualora il papà goda del congedo alternativo, del congedo obbligatorio dei 10 giorni, non può per un anno, non può assolutamente licenziare il padre lavoratore, e qualora il padre lavoratore si dimetta volontariamente, avrà diritto all'indennità di preavviso e alla NASPI, così come la mamma, esattamente come la mamma. Ricordiamo inoltre che fino ai 3 anni di vita del bambino, i genitori entrambe devono sostanzialmente andare a presentare le dimissioni. Non è sufficiente la convalida online delle dimissioni, come per gli altri lavoratori, ma dovranno andare all'ispettorato del lavoro di competenza per convalidare le proprie dimissioni. La modalità di richiesta non deve essere fatta domanda sul sito dell'INPS, ma si può fare domanda semplicemente al datore di lavoro con un anticipo di almeno 5 giorni. Poi il datore di lavoro pagherà i giorni di congedo al lavoratore e li porterà in compensazione con i contributi dovuti. Maternità flessibile posticipata. Questo mese c'è stata anche una novità in questo senso, nel senso che facciamo un breve passo indietro per fare il punto. Allora, il congedo di maternità può essere ordinario, flessibile o posticipato. L'ordinario cosa vuol dire? Che può essere preso, è preso di solito 2 mesi prima del parto o 3 mesi dopo. È stata aggiunta la possibilità di sostanzialmente della flessibilità, vale a dire la mamma può decidere di lavorare fino a un mese prima della data presunta e stare a casa poi 4 mesi dopo, quindi sono sempre 5 mesi, semplicemente traslato sostanzialmente di un mese, quindi appunto lavoro fino alla fine dell'ottavo mese e poi sto a casa 4 mesi dopo. È stata inserita anche la possibilità, a partire dal 2018, di lavorare addirittura 5 mesi dopo il parto, quindi lavorare fino all'ultimo giorno sostanzialmente prima del parto, ovviamente se la mamma se lo sente, se ci sono tutte le certificazioni mediche necessarie che attestano che la madre possa lavorare. Quindi, quali sono le novità procedurali rispetto a prima? Sono date dal fatto che l'INPS ha chiarito che non è più necessario allegare la domanda di maternità, della flessibilità sostanzialmente, o della maternità posticipata, non è più necessario allegare i certificati medici alla domanda dell'INPS, ma dovranno essere consegnati al datore di lavoro. Quindi, sostanzialmente, qual è l'iter da seguire? È questo. Allora, le lavoratrici durante il settimo mese di gravidanza, quindi prima dell'inizio dell'ottavo, dovranno andare dal ginecologo convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, farsi fare appunto un certificato che attesti che possano sostanzialmente che possano lavorare anche durante l'ottavo mese. E dovranno presentare al proprio datore di lavoro questa certificazione. Ovviamente il datore di lavoro dovrà anche fare la visita medica, dovrà chiedere comunque anche il parere del medico competente, perché magari la lavoratrice è in buono stato di salute, però la lavorazione a cura di vita magari non è idonea ad una donna in gravidanza, quindi il medico competente comunque deve esprimersi a riguardo. E a quel punto cosa succede? Che il periodo per cui non si è goduto prima del parto, sarà goduto dopo il parto. Ovviamente rimane fermo l'obbligo di inviare la domanda all'INPS per la maternità e inviare anche il certificato telematico di gravidanza, ovviamente all'INPS da parte del medico competente. E a quel punto l'INPS farà solo le verifiche, che ad esempio che non ci siano interruzioni anticipate, che non ci siano malattie durante appunto il periodo prima del parto. Verrà fatto questo tipo di verifica, però appunto non controllerà più i certificati medici. Per quanto riguarda l'astensione esclusivamente dopo il parto, anche in questo caso dovrà esserci appunto un certificato medico che attesti che la lavoratrice può lavorare fino al nono mese di gravidanza, e anche in questo caso il medico competente dell'azienda, quindi il medico del lavoro, dovrà ovviamente esprimersi al riguardo. Ok, anche in questo caso non dovranno essere allegati certificati alla domanda dell'INPS. Mentre per quanto riguarda il congedo parentale, quindi parliamo sostanzialmente della vecchia maternità facoltativa per capirci,
quella pagata al 30%. Allora, in questo senso ci sono diverse novità. Allora, innanzitutto, al padre e alla madre, fino al 12° anno di vita del bambino, quindi non più al sesto come era prima, spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili, quindi a ciascuno dei due spettano 3 mesi. E poi entrambi hanno diritto in alternativa, quindi dovranno decidere chi fruirà degli ulteriori 3 mesi retribuiti. Quindi il totale su entrambi i genitori è di 9 mesi. 3 mesi ce li ha ciascuno non trasferibili e gli altri tre sostanzialmente decidono chi li fruisce. Quindi 9 mesi retribuiti complessivamente, rimangono fermi i limiti precedenti, vale a dire la madre può fruire massimo di 6 mesi, il papà può fruire massimo di 6 mesi levabili fino a 7, qualora goda di un periodo di congedo parentale non frazionato per non inferiore a 3 mesi, può arrivare fino a 7 papà. E complessivamente, comunque, in ogni caso, possono fruire per un congedo parentale pari a 10 mesi, di cui 9 retribuiti e 1 no. Quindi, al genitore solo, invece, dove per genitore solo è inteso quello a cui, ad esempio, nel caso in cui dei nuclei familiari per cui è stato definito da parte del giudice l'affidamento esclusivo del figlio solo a uno dei due. Oppure, come dicevamo prima, nel caso di decesso o grave infermità di uno dei due genitori. In questo caso, sostanzialmente, il genitore solo avrà diritto ad 11 mesi complessivi e non più 10, di cui 9 retribuiti, indennizzati al 30% da parte dell'INPS. Poi, per quanto riguarda invece i periodi ulteriori ai 9 mesi, permane comunque sostanzialmente l'indennizzabilità dei mesi che vanno oltre i 9 solo laddove ci siano dei nuclei familiari con un reddito basso, nello specifico con un reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione. Quindi, qualora il reddito sia inferiore a quella soglia, anche per i mesi, diciamo, ulteriori 9 che spettano, spetta comunque l'indennizzo. Poi, invece, per quanto riguarda i nuclei familiari con minori, con figli disabili, allora è stato esteso sostanzialmente l'indennizzabilità di tutto il periodo di prolungamento cui hanno diritto i genitori qualora ci sia un figlio disabile ai sensi della 104. Sostanzialmente avranno diritto all'indennizzo pari al 30%, in altre parole. E nei nuclei familiari con un figlio disabile, sostanzialmente, i genitori potranno chiedere il prolungamento del congedo parentale per 36 mesi in totale, fruibili fino ai 12 anni di vita del bambino. Questi 36 mesi saranno indennizzati al 30%. Questa è la novità. Ovviamente i primi 3 mesi saranno sempre non trasferibili per ciascun genitore, quindi 3 mesi la mamma e 3 mesi il papà. E complessivamente la somma di tutto potranno avere fino a 36 mesi indennizzabili, di cui praticamente 33 potranno scambiarseli e fruirli alternativamente. Quindi qua io ho fatto uno schema di quello che è il congedo per ciascun tipo di nucleo familiare che ho analizzato. Quindi nel caso del nucleo familiare con entrambi i genitori, sostanzialmente io ho 3 mesi della madre non trasferibili, 3 mesi del padre non trasferibili e 3 mesi che sono retribuiti trasferibili da uno all'altro, quindi che si può scegliere chi li gode. E un mese sostanzialmente non retribuito. Nel caso invece del nucleo familiare con genitore solo, avrà ovviamente diritto a 9 mesi. Qua in questo caso ho messo mesi della madre, però in realtà ovviamente è il genitore solo che ne avrà diritto, e poi 2 mesi non retribuiti. In ultimo abbiamo, nel caso del nucleo familiare con figlio disabile, abbiamo 3 mesi della madre, 3 mesi del padre e gli altri 30 mesi sostanzialmente sono alternativi a entrambi i genitori, quindi i genitori potranno scegliere praticamente chi ne fruisce sostanzialmente.
Limiti temporali. Ovviamente i limiti temporali nel caso di famiglie che hanno adottato decorre dal momento in cui il minore entra nel nucleo familiare. In ogni caso, quindi il periodo che abbiamo detto di appunto 9 mesi, del totale di 9 mesi di congedo indennizzabile, piuttosto che appunto nel caso di minore disabile che arriva fino a 36 mesi. Abbiamo detto che decorre appunto dal momento in cui il bambino entra sostanzialmente nella famiglia. Poi, per quanto riguarda invece un punto molto caldo relativamente ai congedi parentali, è stato chiarito sostanzialmente che durante i congedi parentali, questa è una novità di quest'estate, i lavoratori continuano a maturare ferie, permessi e tredicesima. Quindi questo punto necessita ovviamente ancora di diversi chiarimenti, perché appunto ricordiamo che prima del 13 di agosto, sostanzialmente durante i congedi parentali non venivano maturate ferie e permessi. E anche la tredicesima, la quattordicesima non maturavano. Ora invece è stato chiarito che continueranno a maturare, però devono esserci, devono, atteniamo comunque dei chiarimenti da parte dell'INPS e del Ministero del Lavoro, perché quindi l'INPS paga il 30% sostanzialmente della retribuzione, ma quindi il 70% ad esempio della tredicesima sarà a carico del datore di lavoro? Questo punto è un punto da chiarire. Oppure si fa riferimento ad esempio di eventuali discipline di maggior favore della contrattazione collettiva. Quindi la contrattazione collettiva potrà disporre ad esempio che la quattordicesima venga in questo caso anche integralmente pagata dal datore di lavoro, quindi quel 70% dovrà essere pagato dal datore di lavoro. Oppure un altro punto da chiarire è se bisogna prendere i contratti collettivi in essere al 13 di agosto, cioè quando è entrata in vigore la nuova normativa, o se bisogna prendere invece i contratti collettivi che verranno aggiornati successivamente a tale data. Ci sono ancora tanti punti da chiarire su questa cosa. Cosa è sicuro è che per i datori di lavoro aumenterà il costo sostanzialmente del congedo parentale. Questo è sicurissimo. In ultimo, passando al punto successivo, parliamo invece del congedo straordinario. Il congedo straordinario è praticamente quel congedo che può essere preso dai lavoratori per assistere dei familiari con portatori di handicap grave per 2 anni sostanzialmente nell'arco della vita lavorativa. Quindi sostanzialmente se io ho un familiare, ad esempio un genitore che è un portatore di handicap grave, sono lavoratore dipendente, posso assentarmi fino a 2 anni nella mia vita lavorativa per assistere quel familiare, quel disabile grave. Ricordiamo che c'è un ordine di priorità ben specifico definito da legge, quindi sostanzialmente bisogna andare in ordine. E bisogna verificare prima di tutto se c'è il coniuge convivente, parte dell'unione civile. Se non c'è il coniuge, il diritto passa al padre o alla madre. Se non ci sono il padre e la madre, si passa ai figli conviventi, poi alle sorelle conviventi e via di seguito, seguendo l'ordine definito da legge. La grande novità che è stata apportata è stata data dal fatto che c'era un vuoto normativo, dato dal fatto che i conviventi di fatto non avevano diritto a usufruire di questo congedo straordinario. Adesso il convivente di fatto è stato equiparato al coniuge convivente o parte dell'unione civile. Quindi è stato di fatto colmato quello che era un vuoto legislativo. In ultimo, passando al punto successivo, scusate, per quanto riguarda invece i permessi 104, i permessi 104, insomma, come facendo un recap anche in questo caso di quello che sono. I soggetti portatori di handicap hanno diritto sostanzialmente ad alcuni permessi e i familiari di dei soggetti portatori di handicap hanno diritto anch'essi a dei permessi retribuiti per assistere i portatori di handicap. Quindi la questione è che adesso vedremo uno schemino riassuntivo.
Ovviamente io ho diritto ad assistere un mio familiare portatore di handicap, io lavoratore ho diritto appunto a queste ore di permesso per assistere questo familiare portatore di handicap, a patto che la persona in situazione di disabilità non si trovi in una ricoverata a tempo pieno in una struttura sanitaria. Quindi a patto che questa persona non sia ricoverata, il lavoratore familiare avrà diritto a queste ore di permesso retribuito al 100%. Facendo sostanzialmente un pochino lo schemino di quelli che sono i permessi che sono attualmente presenti nel nostro ordinamento in questo senso, sono innanzitutto il lavoratore portatore di handicap ha diritto lui stesso a 2 ore di permesso giornaliero retribuito o alternativamente a 3 ore di permesso mensile retribuito. Poi, nel caso in cui invece ci sia un minore disabile, la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre, anche adottivo, hanno diritto al prolungamento fino a 36 mesi del congedo parentale o in alternativa a 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento di 3 anni, del terzo anno di vita del bambino. Quindi sostanzialmente un po' quelli che sono i permessi di allattamento possono essere estesi fino ai 3 anni di vita del bambino o in alternativa il genitore può decidere di prolungare il congedo parentale, come dicevamo prima, pagato al 30%, fino a 36 mesi nel nucleo familiare, quindi alternativamente per i genitori, da utilizzare entro i 12 anni di vita del bambino. Quindi può scegliere sostanzialmente tra questi 2 punti. In ultimo, nel caso in cui ci sia un disabile maggiorenne in situazione di gravità accertata, a quel punto i permessi potranno essere fruiti dal coniuge, parte dell'unione civile o convivente di fatto fino al secondo grado o parenti fino al secondo grado, o in alcuni casi, nel caso di assenza o decesso dei genitori, si può arrivare a parenti fino al terzo grado. In questo caso, si ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito, fruibili anche ad ore. Ora, la grande novità rispetto a questi permessi 104 è che mentre prima c'era il principio del referente unico, vale a dire che sostanzialmente diciamo, per assistere un disabile poteva essere solo inserito il nome di un familiare che assistesse quel disabile. È stato superato questo principio, quindi il disabile in questione può essere assistito da più familiari che alternativamente si divideranno sostanzialmente quei 3 giorni mensili che spettano. Devono ancora uscire dei chiarimenti dall'INPS per quanto riguarda la procedura, ovviamente di richiesta e di verifica, perché attendiamo anche noi chiarimenti per capire se, ad esempio, dobbiamo segnare sul NIEMS il codice fiscale della persona assistita, insomma, attendiamo questo tipo di chiarimenti operativi ancora. Mentre per quanto riguarda invece le novità sulla busta di ottobre, allora, innanzitutto potrà essere inserito a partire dalla busta di ottobre fino alla busta di dicembre l'esonero per le lavoratrici madri. Quindi diventa operativo il nuovo esonero contributivo che è del 50% rispetto alla contribuzione dovuta dalla lavoratrice stessa. Quindi parliamo proprio solo dei contributi dovuti dalla lavoratrice. Il datore di lavoro non ha nessuno sgravio, ma la lavoratrice vedrà di fatto aumentare il proprio netto in busta paga. È sperimentale per l'anno 2022, dura 12 mesi e sostanzialmente la cosa fondamentale è che la lavoratrice rientri al lavoro a seguito del congedo obbligatorio facoltativo entro il 31-12 e basta, ed è cumulabile con l'esonero dello 0,8% che già vediamo. Insomma, vediamo già in busta paga da quest'anno. Punto importante è che le lavoratrici dovranno presentare domanda per il tramite del datore di lavoro, quindi di fatto sarà una richiesta della lavoratrice che compilerà un modulo, lo consegnerà al datore di lavoro e il datore di lavoro a sua volta chiederà un codice di autorizzazione specifico all'INPS tramite il cassetto previdenziale. Mentre per quanto riguarda i bonus 150 euro nella busta paga di novembre, appunto sappiamo che i lavoratori che nella busta di novembre avranno una retribuzione imponibile non superiore a 1.538 euro, sarà riconosciuto in automatico dai datori di lavoro
il bonus di 150 euro a patto che il lavoratore abbia firmato una dichiarazione che è stata già predisposta dall'INPS, in cui dichiari di non essere pensionato o destinatario del reddito di cittadinanza. Quindi, una volta che il lavoratore compila questa dichiarazione e che la retribuzione mensile sta sotto 1.538 euro, il datore di lavoro potrà erogare questi 150 euro. Ovviamente il problema qual è a livello operativo? È che finché non si fanno le buste paga di ottobre non si sa se questo limite viene superato o meno, perché comunque nella busta, scusate, busta paga di novembre, perché comunque nella busta paga di novembre c'è anche la festività del 4 novembre. Quindi bisogna un attimino, nel senso è un po' difficile perché bisognerebbe far compilare a priori a tutti la dichiarazione e poi verificare di caso in caso, anche perché così come è successo per i 200 euro nei primi mesi dell'anno, un evento che mi abbatte l'imponibile previdenziale come può essere il congedo parentale potrebbe di fatto, anche se io ho una retribuzione di 2.500 euro mensili, di farmi rientrare nel limite per cui ho diritto di fatto ai 150 euro. E quindi diciamo la gestione è un po' complessa, però le regole sono queste. E data la possibilità ai datori di lavoro di erogare ai lavoratori che non hanno percepito il bonus dei 200 euro a luglio, data la possibilità di erogare 200 euro nel mese di ottobre, qualora il lavoratore fosse in forza nel mese di luglio, presso lo stesso datore di lavoro, presso un altro datore di lavoro, non importa, però fosse stato destinatario per i primi 6 mesi dell'anno, quindi dall'1/1 al 18/5 in modo continuativo, di eventi per cui è riconosciuta una copertura figurativa integrale dei contributi da parte dell'INPS. Quindi, ad esempio, parliamo di aspettative sindacali. Quindi, qualora il lavoratore fosse assente, quindi non avesse avuto un imponibile contributivo per cui non ha preso lo 0,8 e quindi non ha preso questi 200 euro, c'è la possibilità adesso nella busta di ottobre di erogare questi 200 euro. Ovviamente condizione fondamentale è che a luglio non devono essere stati erogati questi 200 euro. Anche in questo caso, insomma, il datore di lavoro dovrà far compilare una dichiarazione e avere la dichiarazione da parte, firmata da parte del lavoratore. Ok, ricordiamo anche che quest'anno è stato aumentato il limite dei fringe benefit che è passato da 258 a 600 euro. Quindi, da quello che è il dossier parlamentare, il superamento della soglia non annullerebbe il beneficio, vale a dire che di solito il superamento dei 258 euro faceva sì che io dovessi tassare tutto dall'inizio. Quindi se io ad esempio avevo 300 euro di fringe benefit, dovevo tassare tutto dall'inizio. Sembra che quest'anno, se supero i 600 euro, quindi ne ho 700, ad esempio i primi 600 sono comunque esenti. Però dobbiamo aspettare comunque sostanzialmente la circolare dell'agenzia per avere un chiarimento definitivo. Dovrebbe riguardare solo i lavoratori dipendenti. Una novità rispetto anche allo scorso anno è che il datore di lavoro dovrebbe poter rimborsare le utenze domestiche, pagare direttamente o rimborsare le utenze domestiche. Quindi, oltre a tutto ciò che eravamo abituati a vedere come fringe benefit, quindi buoni spesa, buoni benzina, c'è anche le autovetture, c'è anche quest'anno il rimborso al contributo bollette. Attendiamo chiarimenti per capire se, ad esempio, le bollette possono essere intestate anche al coniuge. Questi sono chiarimenti che dobbiamo aspettarci dall'agenzia, cioè comunque stiamo aspettando dall'agenzia delle entrate. Il limite dei 600 euro è cumulabile, ricordiamo, è cumulabile con il buono carburante per il 2022. Poi, ultimo punto, questa volta veramente, l'innalzamento dell'esonero al 2% per i dipendenti. Allora, a partire da, insomma, aprile o maggio, in base a quando ci sono stati gli aggiornamenti dei programmi, i lavoratori con una retribuzione inferiore a 2.692 euro mensili hanno avuto un esonero dello 0,8% in busta paga.
Questo esonero è stato aumentato di 1,2 punti, portandolo al 2%. Questa cosa decorre da luglio, però appunto in busta paga non la si vedeva a luglio, agosto, settembre, perché comunque aspettavamo la circolare dell'INPS. A ottobre, cosa succederà nella busta paga di ottobre? Si vedranno i conguagli di luglio, agosto, settembre, si vedrà la parte di ottobre e poi da qui inizia a decorrere in modo ordinario, quindi novembre avrà il suo esonero già al 2% e idem dicembre. Ok, ho detto tutto, adesso lascio lo spazio alle domande. Se avete delle domande, potete scriverle nella chat, nella sezione domande e risposte, insomma, cercherò di rispondere a quello che mi chiedete. Io aspetto un attimo, però per ora non vedo domande. O sono stata estremamente chiara o insomma. Ah, ok, qua mi vengono chiesti i fringe benefit come vanno richiesti. Allora, i fringe benefit di fatto non sono richiesti, sono erogati dal datore di lavoro che a fronte di politiche di appunto di welfare può decidere se appunto erogare dei fringe benefit. Quindi, ad esempio, il datore di lavoro potrà decidere se dare un contributo a bollette piuttosto che rimborsare delle bollette, piuttosto che potrà decidere a fine anno se erogare appunto i buoni spesa piuttosto che altri fringe benefit che decide di erogare. Quindi di solito i fringe benefit non sono richiesti dal lavoratore, ma sono erogati dal datore di lavoro. Allora, il modulo di richiesta per il bonus dei 200 euro ci vorrà fornito. Allora, noi ai nostri clienti adesso stiamo inoltrando la circolare insomma, con i moduli sia per i 150 euro che abbiamo già inoltrato quello per i 200 euro, che per l'esonero delle lavoratrici madri, quindi sì, forniremo noi assolutamente tutti i moduli di richiesta. Qua mi viene chiesto, ci sono dei moduli da compilare? Parlo di quello di 600 euro, cioè, allora no, non ci sono moduli da compilare, nel senso che qualora il lavoratore sia stato in forza tutto l'anno presso lo stesso datore di lavoro, è il datore di lavoro che decide se erogare o meno il fringe benefit. Il datore di lavoro quello che può richiedere è semplicemente una dichiarazione ad un lavoratore, ad esempio, assunto in corso d'anno, di non aver già, ad esempio, avuto altri fringe benefit o buoni carburante da altro datore di lavoro, perché comunque la soglia è annuale sul lavoratore, quindi ad esempio se un lavoratore ha già avuto 300 euro di fringe benefit da un altro datore di lavoro, se gliene do altri 600, io dovrò tassare la parte che supera i 600 euro complessivi annui. Allora, qua mi viene chiesto, buongiorno, se ad agosto un dipendente ha ancora un congedo parentale, può utilizzarlo sino ai 12 anni? Oppure solo per i nuovi congedi? Allora, aspettiamo i chiarimenti dall'INPS perché le cose che vi ho insomma esposto sono riportate nella circolare del Ministero del Lavoro, anzi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la circolare che è uscita il 6 di settembre. Però a mio avviso, da come è stato scritto tutto, sì, se io ho dei residui di congedo parentale ad agosto e ho un figlio di età inferiore ai 12 anni, secondo me io posso assolutamente fruire dell'estensione, assolutamente sì, perché comunque è stata innalzata l'età, quindi a mio avviso posso assolutamente fruirlo. Cioè se io non avevo fruito di congedo parentale per nulla,
ho un figlio che ha 7 anni, quindi non avrei potuto fruirne, però adesso che è stata elevata l'età, secondo me sì, da adesso in poi ne posso fruire. Attendiamo per sicurezza chiarimenti, ma secondo me, cioè, attendiamo comunque la circolare dell'INPS, però secondo me ci sono troppi dubbi a riguardo. Allora, poi qua mi viene chiesto, il prolungamento del congedo parentale di 30 mesi vale per il nuovo nascituro o anche in presenza di un figlio già disabile in famiglia? Allora, è assimilabile alla domanda prima. A mio avviso, vale anche se il figlio disabile era già, insomma, il figlio nato prima sostanzialmente di agosto, prima del 13 agosto. Secondo me vale lo stesso. Ovviamente bisogna fare attenzione che, come vi dicevo, il prolungamento a 30 mesi del congedo parentale retribuito è alternativo rispetto alle 2 ore di permesso retribuito, chiamiamolo di allattamento, che si potevano prendere fino ai 3 anni di vita del bambino, quindi bisogna capire le scelte che aveva fatto il lavoratore sostanzialmente prima. Però secondo me, appunto, anche se il figlio ha già adesso 1 anno, 2 anni, possono comunque essere fruiti questi congedi. Allora, per il rientro della lavoratrice madre si intende proprio il rientro a lavoro o fine maternità, ad esempio godimento ferie? Allora, in questo caso, anche in questo caso, allora, da un tenore letterale della norma sembrerebbe comunque che rientro sia un rientro proprio operativo al lavoro. E quindi, ad esempio, se la lavoratrice attacca le ferie alla fine del congedo obbligatorio, da un tenore letterale della norma non sembrerebbe aspettare questo esonero. Però anche in questo caso, questo punto è un punto da chiarire. È un punto insomma, per cui ci aspettiamo dei chiarimenti. Quindi, in altre parole, io non applicherei l'esonero se la lavoratrice attacca ferie subito dopo il congedo, mentre se rientra anche solo per un giorno e poi inizia a fare le ferie, sì, però aspettiamo comunque dei chiarimenti in questo senso. Io eviterei di dare subito l'esonero, magari aspettando dei chiarimenti per evitare poi di dover recuperare questo esonero, che comunque sempre una cosa poco piacevole da fare, sia per il datore di lavoro che ovviamente per il lavoratore. Qui mi viene richiesto per il bonus 150 euro, o per precisare per i lavoratori con contratto di lavoro intermittente se debba essere giocato dal datore di lavoro? Allora, per quanto riguarda i lavoratori intermittenti vale esattamente la stessa regola che valeva per i 200 euro, vale a dire che se il lavoratore intermittente ha lavorato a novembre e ha una retribuzione inferiore a 150 euro, io datore di lavoro potrò erogarglielo. Qualora il lavoratore non abbia una busta a novembre, potrà fare domanda direttamente e l'INPS glielo erogherà se ha almeno i limiti erano meno di 35.000 euro nell'anno precedente di reddito e almeno 50 giornate lavorative. Quindi diciamo che prioritariamente, se può, lo eroga il datore di lavoro. Se il lavoratore proprio è un lavoratore a chiamata, non ha la busta a novembre perché non ha mai lavorato a novembre, quindi non ha neanche imponibile, a quel punto verrà erogato dall'INPS. Allora, qua mi viene chiesto se un dipendente risultava disoccupato fino al mese di agosto e da settembre viene assunto in organico. Ha diritto al bonus di 200 euro. Allora, in questo caso, bisogna capire in quale situazione si trovasse, nel senso, era disoccupato, ma ad esempio percepiva la NASPI, perché se percepiva la NASPI, in teoria l'ha già preso dall'INPS. Una delle condizioni necessarie per erogare comunque i 200 euro è che il lavoratore avesse un contratto in essere a luglio. Quindi se non aveva contratto, in realtà a luglio non si potrebbe erogare, a mio avviso. Poi mi viene chiesto, il contributo bollette viene erogato sulle bollette emesse in tutti i mesi del 2022 o deve essere specifico? No, allora, il contributo bollette viene erogato entro il 2022, dato che si applica il principio di cassa allargata ai lavoratori dipendenti. Può essere nello specifico erogato fino al 12 di gennaio 2023.
Però non è che c'è una busta paga specifica in cui erogarlo. Io ho tempo fino a dicembre 2022 per erogarlo. Poi, in caso di cessazione di lavoratore padre, come possiamo sapere che il dipendente deve presentare le dimissioni di TL se le detrazioni non devono più comparire nel cedolino? Allora, questa è un'ottima domanda, nel senso che ovviamente noi, consulenti del lavoro, comunque uffici paghe o uffici del personale, dato che comunque non abbiamo più diverse informazioni che avevamo prima, no? Quindi legate ad esempio per le informazioni per l'assegno per il nucleo familiare, piuttosto che le detrazioni. Allora, noi l'abbiamo risolta così operativamente. Nell'informativa del decreto trasparenza abbiamo anche inserito queste informazioni, dato che comunque nell'informativa del decreto trasparenza bisogna anche inserire la procedura, oltre ai termini delle dimissioni. Noi abbiamo raggirato il problema scrivendo nella procedura stessa che appunto il lavoratore dovrà, se è insomma genitore di un figlio inferiore ai 3 anni, presentarsi all'ITL per convalidare le dimissioni, perché chiaramente è un'informazione che io non posso più sapere a priori. Quindi noi abbiamo raggirato così il problema. Allora, qua mi viene ancora chiesto, nel caso di datore di lavoro, nel caso il datore di lavoro abbia erogato 200 euro a luglio, il lavoratore ha chiamata, che hanno comunicato dopo averli già percepiti da altri datori di lavoro, quindi non sono stati corrisposti al lavoratore, ma portati a credito nell'F24. Esiste un codice da utilizzare per la restituzione dell'F24? Allora, io questa cosa adesso non me la ricordo, dovrei verificarla. Che io sappia, allora, ovviamente la regola è che l'INPS, qualora veda che il 200 euro siano stati erogati da più datori di lavoro allo stesso lavoratore, recupera in modo proporzionale i 200 euro da ciascun datore di lavoro. Quindi mi aspetto che venga fatta una comunicazione tramite PEC, ad esempio all'azienda, in cui vengono date anche le istruzioni per il recupero. Però non mi ricordo di un codice specifico da usare nell'F24, non l'ho letto, non me lo ricordo, devo essere sincera. Poi qua mi dicono, buongiorno, sempre sui fringe benefit, la tua azienda, se non si ha un piano welfare in essere, in alcun accordo sindacale, è comunque possibile decidere di destinare una quota di 600 euro a questo benefit? Sì, assolutamente sì, questi 600 euro funzionano come 258, quindi non mi serve né accordo sindacale, né regolamento né piano welfare, posso erogarli? Assolutamente sì. Ok, qua avete informazioni riguardo al convoglio del bonus 200 euro di luglio? Se ci sono novità in merito al recupero, all'erogazione? Allora io, appunto, come vi dicevo, per ora non ho, insomma, non ho informazioni in merito, ma io aspetto. Penso che, dato che comunque l'INPS si era preso sostanzialmente per erogare ad esempio i 200 euro agli intermittenti o quelli che facevano domanda a richiesta, si era preso comunque il tempo fino a questo autunno per erogarli, per poter verificare i flussi di luglio, io immagino che ci vorrà ancora qualche mese per iniziare a vedere dei recuperi e quindi conseguentemente anche le istruzioni per i recuperi. Allora, relativamente invece alla domanda del disoccupato di luglio, mi viene detto che non percepiva nulla e se non c'è una contribuzione figurativa dall'INPS, a mio avviso i 200 euro non spettano, nel senso, per come è stata posta la domanda, per cosa capisco io, non mi spetterebbero. Poi piuttosto approfondiamo insomma il caso specifico, però secondo me in questo caso non spetterebbero. Allora, dovrei aver esaurito le domande e niente, quindi io vi ringrazio della partecipazione, vi chiedo come al solito invieremo le slide tramite mail e vi chiedo per favore di compilare il nostro questionario di gradimento in modo da migliorare man mano la qualità dei nostri webinar.
Vi ringrazio molto e vi auguro una buona giornata.